Benvenuti sullo strano canale. Oggi vi parlo di un poliziotto annoiato dal suo ruolo di tutore della legge e in cerca di forti emozioni. Ecco a voi la storia di Andre Stander. Andre Charles Stander nasce il 22 novembre 1946 nell'allora provincia di Transvaal, in Sudafrica. È figlio di una figura importante per quanto riguarda il servizio carcerario sudafricano, ovvero il maggiore generale François Jacobus Stander. Visti i tempi, François è il classico padre che desidera, o meglio pretende, che il figlio segua le sue orme. Per questo motivo Andre viene cresciuto con un destino già segnato. È un'epoca in cui l'apartheid sta dilagando e Andre, come tutti i ragazzi bianchi, gode di molti privilegi e di un trattamento migliore. A lui non interessa fare lo stesso mestiere del padre, ma viene in pratica costretto ad iscriversi al College di Pretoria, una scuola di formazione della polizia sudafricana. Pur non essendo il suo sogno, si laurea con il massimo dei voti. Grazie al padre, entra a far parte del Dipartimento di Investigazione Criminale di Kempton Park, nel quale non fatica ad ottenere una promozione dietro l'altra, arrivando a diventare capitano. È un uomo bianco in Sudafrica, veste una divisa che gli dà un potere ancora maggiore, ma tutto sommato è poco più di una marionetta i cui fili sono in mano al padre. Capire questo equivale a comprendere perché, nel pieno di una carriera ben avviata all'interno delle forze dell'ordine, Andre decide di deviare verso un ruolo e specifiche situazioni che vanno contro tutto ciò che il padre gli ha insegnato e imposto. Il cambiamento avviene nel 1977, a cominciare dal suo matrimonio, quando chiede il divorzio alla moglie. Si scopre poi che ha avuto un figlio da un'altra donna e del quale non si è mai interessato. La vita preconfezionata da altri gli va ormai talmente stretta che gli resta una sola cosa da fare: macchiare il suo distintivo. Un giorno arriva al dipartimento, distribuisce gli incarichi alla sua squadra e durante la pausa pranzo va all'aeroporto di Johannesburg, dove prende un volo per Durban. Una volta arrivato lì, indossa una parrucca, grandi occhiali da sole e una barba finta. Entra in una banca e punta la pistola contro la cassiera. Le porge una borsa e le ordina con calma di riempirla di contanti. Una volta ottenuto quello che vuole, esce dalla banca, torna all'aeroporto e fa ritorno a Johannesburg nel pomeriggio per riprendere la sua attività presso il Dipartimento di Polizia. È ufficialmente diventato un rapinatore di banca. La sua prima rapina è filata via liscia proprio grazie al sangue freddo sviluppato negli anni di servizio come poliziotto. Evidentemente violare la legge gli è piaciuto parecchio, perché la rapina non sarà un episodio isolato, ma la prima di una lunga serie. Tra il 1977 e il 1980 entrerà in 30 banche diverse e si porterà via un totale di 100.000 rands, la valuta sudafricana, che al giorno d'oggi sarebbero quasi 6.000 euro. Non una gran cifra ai nostri occhi, ma c'è da tener conto di tre fattori: gli anni in cui si svolgono le rapine, il costo della vita in Sudafrica e il fatto che Andre non lo fa per accumulare ricchezze, ma per il puro gusto di farlo. Ci sono di mezzo l'adrenalina, la ribellione verso un padre padrone e, non ultimo, infangare un distintivo che è stato costretto a indossare da quello stesso padre. Sta di fatto che durante l'ennesima rapina, sentendosi troppo sicuro di sé, Andre si distrae e non si accorge che la cassiera ha abilmente premuto il pulsante antirapina che si trova sotto la sua postazione di lavoro. La donna cerca di prendere tempo mentre mette i soldi nella borsa che l'uomo le ha passato e in un attimo la polizia è sul posto. Andre viene arrestato e collegato alle precedenti rapine, finendo per essere processato e condannato a 75 anni. Per una serie di cavilli legali, la condanna si riduce a 17 anni, ma Andre non sconterà nemmeno quelli. Nel carcere di Zonderwater incontra Alan Hale e Lee McCall, rapinatori di banche come lui. In breve i tre stringono amicizia e Andre si rende conto di aver trovato i complici perfetti per i suoi progetti futuri. Adesso che ha distrutto la propria reputazione e parzialmente anche quella del padre, è ufficialmente diventato un criminale ed è intenzionato a proseguire su quella strada.
Il trio non ha in programma di rimanere in prigione ancora a lungo ed ecco che alla prima occasione, l'11 agosto del 1983, approfittando di una seduta dal fisioterapista, Andre e Lee aggrediscono il medico e due guardie e riescono a fuggire. In ottobre compiono l'impensabile, tornano alla prigione e riescono a liberare anche Allan. Andre, in quell'occasione, si spaccia per una guardia carceraria, riuscendo a essere convincente. Gli anni passati nelle forze dell'ordine gli conferiscono la sicurezza necessaria. Adesso Andre, Lee e Allan sono di nuovo insieme e sono pronti a passare all'azione. Per un anno saranno i protagonisti degli articoli di tutti i giornali del paese e passeranno alla storia come The Stender Gang, ovvero la banda di Stender. Nel giro di qualche mese entrano in più di 20 banche. Le regole che ha imposto Andre sono poche ma chiare. Niente violenza, non si urla e non si spara a nessuno. Arrivano, prendono i soldi e se ne vanno, passando da una banca all'altra senza che la polizia riesca a prevedere dove colpiranno la prossima volta. Ma arriva un momento in cui la fortuna smette di assisterli. Le molte ragazze che frequentano in quel periodo diventano, alla fine, informatrici della polizia. Lee si suicida il 30 gennaio 1984, proprio durante un intervento della polizia presso uno dei loro nascondigli. Andre e Allan si dividono. Allan fugge in Grecia, poi in Inghilterra, Spagna e infine commette l'errore di tornare in Inghilterra, dove la polizia riesce a catturarlo mentre sta tentando di rapinare una banca da solo. Processato, finisce in carcere per 9 anni, scontati i quali viene estradiato in Sudafrica, dove gli fanno pagare anche le rapine compiute su territorio africano. Sono 33 gli anni ai quali lo condannano. Esce sulla parola nel 2005. Diventerà in seguito uno speaker motivazionale, cosa che fa sorridere non poco. Andre nel frattempo si è spostato negli Stati Uniti, a Fort Lauderdale. Dal Sudafrica la polizia ha emanato un mandato di cattura a tutti i paesi del mondo. Andre si è creato una nuova identità, quella di Peter Harris. Con una patente falsa, compra una Ford Mustang usata e di lì a poco viene fermato da un agente della stradale, che gli sequestra il veicolo perché non risulta registrato. Inoltre l'agente si accorge che la patente è falsa, ma Andre tira fuori il poliziotto che è in lui e riesce a convincere l'agente a lasciarlo andare. La notizia della banda di Stender ha appena cominciato a circolare da quelle parti e non tutti i dipartimenti di polizia conoscono il rapinatore di banche ricercato. Invece di allontanarsi dalla zona in tutta fretta, Andre la sera stessa si reca al deposito delle auto per recuperare la Mustang, forzando senza problemi il cancello e andandosene indisturbato a bordo dell'auto. Poi torna dall'uomo che gli ha venduto la macchina e gli chiede di verniciare il veicolo di un altro colore. Andre è convinto di essere intoccabile e corre un rischio che lo porterà alla sua rovina. Il rivenditore ha appena letto sui giornali tutta la storia della banda di Stender e lo ha riconosciuto. Si finge collaborativo con il ricercato, ma appena Andre se ne va, chiama la polizia. È riuscito a strappare un'informazione importante, il luogo dove Andre vive. È così che le pattuglie della polizia arrivano a circondare l'appartamento dove si nasconde, ma lui non c'è. Torna a casa di lì a breve e capisce che la situazione non volge a suo favore. Mentre cerca di allontanarsi senza essere visto, uno degli agenti lo riconosce e gli intima di fermarsi. Andre non ha intenzione di farsi prendere. Non vivo, almeno. Dopo un breve inseguimento che culmina in una lotta furibonda, Andre cerca di impossessarsi della pistola del poliziotto. Parte un colpo. Andre crolla a terra dove comincia a sanguinare copiosamente. Nonostante la gente tenti in ogni modo di bloccare l'emorragia, quando i paramedici arrivano c'è ben poco da fare. È il 13 febbraio 1984 e Andre Stender, al suo arrivo all'ospedale, viene dichiarato morto. Quando si scopre che Andre era un capitano di polizia, da semplice rapinatore di banche diventa una specie di leggenda, qualcosa di molto simile a un Robin Hood. In una società dove le banche sono da sempre viste come qualcosa di negativo, Andre ne esce come il bravo ragazzo diventato cattivo per combattere il male. Se all'inizio il crimine era stato una sorta di hobby discutibile al quale dedicarsi durante la pausa pranzo, alla fine aveva prevalso sulla vita irreprensibile che dovrebbe essere propria di un tutore della legge. La vita che suo padre aveva voluto per lui e che a un certo punto aveva deciso di buttare alle ortiche, come gesto sovversivo verso la figura paterna.
Un figlio costretto a vivere una vita che non sente sua è un figlio destinato all'infelicità. Andre ha portato questo concetto a un livello superiore, con un perfetto e affascinante colpo da maestro, ridacchiando sotto i baffi posticci all'idea di un padre furioso, mentre giocava a guardie e ladri e rivestiva entrambi i ruoli. E questa era la storia che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. Alla prossima!